Premessa, si tratta di un manga, quindi non cercheremo di dare una spiegazione complessa degli eventi o dei poteri della saga. Ciò che faremo sarà semplicemente quantificare la forza di Zoro. Per farlo prendiamo come esempio il combattimento Zoro contro Pika, in cui il nostro spadaccino taglia a metà l'avversario e cerchiamo di dare un valore alla forza applicata in quel colpo. Per prima cosa dobbiamo stimare il diametro della montagna piccosa al momento del taglio. Considerando che Zoro è alto 1,78 metri, confrontandolo con Pika in questa immagine del manga, si può approssimare un diametro di circa 53 metri. Prendendo in considerazione studi di compressione delle rocce e di taglio con getto d'acqua ad alta pressione, è possibile stimare la pressione di frattura delle rocce. Non conoscendo la composizione di Pika, ma considerando si tratta di costruzioni cittadine, ho preso come valore medio 170 MPa, sufficiente alla rottura di una roccia di granito dallo spessore di un metro. L'area che Zoro ha tagliato corrisponde ad una superficie di circa 2206 metri quadri. Ora, se consideriamo il taglio come quasi istantaneo e che quindi Zoro abbia applicato immediatamente in un solo colpo tutta la forza necessaria a questo taglio, allora la forza stimata è pari a circa 3,75 × 10^11 newton. Tutti questi zeri. Per capire meglio quanto sia esagerato questo valore, beh, corrisponde alla forza di impatto di una balena di 200.000 kg che cade sulla Terra da un'altezza di circa 96 km, termosfera permettendo, o come se il Titanic cadesse da un'altezza di 400 metri sfasciando tutto, iceberg compreso. Ovviamente si sono effettuate delle semplificazioni in tutto ciò dovute sia all'assenza di dati, sia al fatto che Zoro utilizza anche l'haki per infliggere il colpo, ma diciamo che i risultati sono più che soddisfacenti. Questo è tutto, e se avete altre curiosità o domande simili, come per esempio quante calorie consumano in cibo Rufy o Goku, beh, proponetele sul mio profilo Ask presente qui in descrizione o sul mio canale e cercherò di rispondere al più presto. Ciao!